In una giornata di sole quasi primaverile, Campobasso ha dato l'ultimo saluto a Gino Di Bartolomeo, ex presidente della regione ed ex sindaco di quella città che ha amato in maniera incondizionata e viscerale. E in tanti si sono ritrovati in mattinate nella chiesa di San Giuseppe Artigiano per assistere ai funerali celebrati dal vescovo Bregantini e dal sacerdote della parrocchia, Don Vittorio Perrella, che ha voluto ricordare un Gino uomo legato alla sua famiglia, ma anche un Gino sindaco legato alla sua città, alla sua regione per le quali si è sempre battuto. Sul sagrato della chiesa e dentro, seduti tra i banchi, volti noti della politica molisana, l'ex governatore Iorio, gli ex politici regionali Giuseppe Astore, Alfredo D'Ambrosio, Nicola Iacobacci, molti sindaci, gli ex primi cittadini Battista e Massa, e poi consiglieri comunali in carica e tanti ex inquilini di Palazzo San Giorgio. Tutti, al di là delle appartenenze politiche, hanno avuto modo di apprezzare le doti di politico navigato, ma soprattutto di un uomo della gente, tra la gente e per la gente, così lo ha definito il vescovo Bregantini nella sua omelia. Una città stretta attorno al figlio Michele, alla moglie Antonella e ai figli in un abbraccio commovente. Gino Di Bartolomeo ha trascorso gli ultimi mesi della sua esistenza in una casa di riposo di Castellino del Biferno, come ha ricordato un emozionato sindaco Enrico Fratangelo. Non mi dimenticherò le ultime giornate che abbiamo passato insieme a Castellino. Beh, lui, nonostante l'età, ci ha lasciati giovani di mente. Lui ragionava in maniera perfetta e dava l'arcibaldo consigli a chiunque gliene chiedesse. Commosso anche il sindaco della città, Roberto Gravina. Risulta difficile porgere i saluti a una platea commossa per la divertita di un uomo che ha indossato con orgoglio la stessa fascia che oggi mi onoro di indossare. Mi onoro di indossare io per salutare un sindaco, già un primo cittadino di nome e di fatto. Quell'orgoglio Luigi Di Bartolomeo, per tutti Gino, lo ha sempre mostrato. Sin da quando apertamente ha ritenuto alcuni che allora che era voce di voler diventare sindaco della sua amata Campobasso. Perché il politico Gino lo aveva già fatto a 360 gradi. Sarebbe ai vertici di tutte le istituzioni locali, arrivando anche a Roma, dove non nascondeva il suo disagio per essere un semplice numero distaccato dalla gente, la sua gente. È così che Gino diventa Big Gino, capace di una comunicatività tutta sua, capace di passare da argomenti leggeri, come una realtà tra la gente, a momenti estremamente seri, con un piglio e una capacità di analisi concreta frutto di anni e anni di esperienza amministrativa. E poi il presidente della regione Donato Toma ha raccontato alcuni aneddoti di colui che ormai tutti affettuosamente chiamano Big Gino. Mi sono tolto il cappotto. Come avrebbe fatto lui? Cosa c'era da dietro il vigile che quando doveva intervenire in chiesa, dappertutto, lo sai, lui si toglieva il cappotto, un bellissimo cappotto che lui aveva, e c'era il vigile, c'era la dire che glielo catturava, io stavo a fianco, mi ricordi, io sono stato a fianco a lui, ho parlato tanto, ma non solo politico, ma anche umanamente, io vivevo nella sua stanza. Non immaginate i pacchi di pasta che andavano presso le case di riposo, i pacchi di pasta che lui non chiedeva per sé, ma per gli altri. E lì ho capito quanto umanamente era grande quest'uomo. Chiunque aveva bisogno di qualcosa saliva su, andava a casa, entrava. E aveva un'ellittica, pensate, Gino, Big Gino con l'ellittica. E mi dissero, adesso la usano a prendercelo per avanti. La usavano per prendercelo per avanti. Al termine del rito funebre il feretro ha attraversato la chiesa tra gli applausi, tra i fiori sulla bara, anche una sciarpa con i colori del Campobasso con la scritta Scannetta Alert. La città ha salutato così Gino Di Bartolomeo verso il suo ultimo viaggio. Diamo l'ultimo saluto al grande, grandissimo Big Gino con un fortissimo applauso.